Direi che sta andando molto bene. Oggi, come ieri, è stata una giornata buona, cioè ieri era stata bellissima, oggi un po' meno, però tutto sommato molto bene. E come ieri abbiamo diviso sempre i due gruppi, i maggiori e i più grandi si sono portati alla forcella, non ricordo il nome. E i piccoli li hanno poi raggiunti. Abbiamo attraversato una zona con tracce piuttosto evidenti di trincee eseguite durante la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra. Quindi abbiamo visitato con loro queste trincee, abbiamo raccontato un po' la storia e quindi i ragazzi sono stati incuriositi, si sono scatenati alla ricerca di reperti, hanno trovato addirittura dei bossoli di proiettili o addirittura dei proiettili non esplosi, naturalmente senza pericolo perché non hanno più nessuna efficacia. E poi ci siamo diretti appunto alla forcella dove ci siamo incontrati tutti quanti, abbiamo pranzato, abbiamo come di solito fatto alcuni giochi e poi siamo rientrati, tra l'altro la nebbia che inizialmente sembrava dovesse guastare la giornata invece si è dissolta e quindi abbiamo potuto vedere anche la composizione del paesaggio delle Dolomiti ragionando sul perché delle Dolomiti sono inserite all'interno dei beni dell'UNESCO. I ragazzi naturalmente molto interessati di questa cosa hanno voluto sapere e conoscere il perché di questa iniziativa, come mai, quali sono i vantaggi, quali sono le regole da seguire, quindi è un discorso molto interessato. Adesso siamo ancora in campo, stanno giocando, stanno preparando dei giochi di squadra che verranno poi valutati in seguito e rimaniamo fuori finché naturalmente loro sono un po' stanchi, a dire la verità non lo sono e quindi sarà dura farli rientrare. Ecco. Direi che oggi è stata una giornata buona sotto tutti gli aspetti. E domani? Allora domani c'è la previsione sempre di dividere in due gruppi perché diventa più funzionale il fatto che i più piccoli possono camminare senza essere stressati e dovremmo andare a un altro passo sotto la Marmolada, ai piedi della parete sud della Marmolada. Sempre che naturalmente il tempo ce lo consenta e le condizioni del sentiero siano sicure. Infatti stasera sono partiti due accompagnatori in esplorazione per capire se durante il percorso troviamo neve oppure troviamo delle difficoltà particolari. Diversamente troveremo un altro percorso e studieremo un percorso alternativo, insomma. Comunque tutti i ragazzi stanno molto bene. Si divertono tantissimo e quindi direi che sta andando abbastanza bene, insomma.